Allora, Volkswagen, Audi, Porsche Cayenne, Audi X5, BMW, ML, Mercedes, BMW, Mercedes, BMW, la Nissan, Mercedes, Range Rover, Toyota, BMW, Volkswagen, Serie 5, dalla BMW, Porsche Cayenne, Range Rover. Sono poveri qua, mica, oh, veramente, oh. Ci puoi andare a Toyota, due, uno, due, insieme. Audi, Land Rover, Audi, Porsche Cayenne 1, Porsche Cayenne 2, lì, BMW, e Audi, sono poveri. E Audi, Toyota, cioè, poveri, vai, in Russia sono poveri, ma poi quando esci non c'è nulla però, a San Pietroburgo muoiono o altri posti. E Ford, BMW, e Toyota, Mercedes, Range Rover, X6, la Germania ringrazia, e Toyota, Audi, BMW, Mercedes, cioè, hai capito perché i tedeschi spaccano il culo a tutti o no? Ovviamente puoi stare qui, penso, tutto il giorno e tutto così. Tutti questi che passano, tutti sti centinaia di mila, sono tutti mafiosi ovviamente, giusto? Sono tutti mafiosi. Auto, cioè, qua usano il Maserati come auto per fare pubblicità, cioè, giusto? Range Rover, qua una passa, Mercedes, Toyota. Questo qua entra, ci pone Toyota, Mercedes, Range Rover, Mercedes, Volkswagen, Audi, Range Rover, Toyota. Range Rover, Toyota, Lexus, Toyota, un Honda, Volkswagen, Mercedes ML, la moto, Mercedes, la Germania ringrazia, BMW, Toyota, Giappone ringrazia, Range Rover, Volkswagen, Toyota, Volkswagen, Mercedes, la Germania ringrazia, Mercedes, Porsche Cayenne, che ce ne saranno in giro non so quante tonnellate, ML, BMW, Volkswagen, Toyota, questa qui, BMW, Volvo, Range Rover, che ce n'è in giro un macello, Land Rover, Range Rover, Audi, ML, Mercedes, qui un Honda, Mercedes, e la Germania ringrazia, Volkswagen, Toyota, non vedo auto italiane, oh, zero, non esistono, X6 a tuono, BMW, Mercedes, Volvo, Audi, sì, ma poi non macchine, dici Audi del cazzo, Auto italiane, sì, vabbè, a parte un po' di Ferrari che ho visto, non pervenute. Serie 7, Toyota, Gippone Toyota. Toyota, Mercedes. BMW, Mercedes. Vabbè, questo è il nostro, sempre Mercedes, vabbè. Audi, Mercedes. Mercedes, Volkswagen, devo dire, e un po' di giapponesi, vabbè, tanto italiani qua non sanno neanche cosa sono, là un altro Mercedes, diciamo che la Germania ringrazia la grande madre Russia.